La gloria del Signore sia con tutti noi. Un buongiorno, un buon martedì a tutti quanti. Dio è grande, meraviglioso, e come si sta facendo sentire in questi giorni, è una cosa meravigliosa per tutti. Vogliamo dare spazio al Signore, sia in preghiera che anche nella scrittura e ogni cosa. Ho messo nel mio profilo un video del fratello Pietro Grandoni. Ne ho visto un pezzettino perché non ho avuto molto tempo, ma vi consiglio di vederlo. Il video è questo qua, ce ne sono altri nella sua canalizzazione, nel suo profilo. Il Signore lo sta benedicendo oltremodo e io ne ho avuto benefici anche assaporando ciò che Dio fa per lui, lo sta facendo anche per me. A Dio sia la lode e la gloria in Cristo Gesù. Fratello Pietro Grandoni, qua, che lo seleziono, lo state vedendo. Cercate il suo profilo. Ecco, questa è la sua foto. Il profilo. Fategli l'amicizia e sarete gratificati anche voi. Bene, adesso mettiamo il post di stamattina, benedicendo tutti quanti. Buon martedì nella grazia. Gloria piccolo Umberto, si chiama dice
Cerchiamo. Di presentarlo. In preghiera. Tutti noi. Amen. Fate circolare. Questo invito di preghiera. Bene, miei cari, nella grazia. Alleluia. Diamo spazio ora alla preghiera e presentiamo il piccolo Umberto. Santo, santo, sei Signore, alleluia. Amen. Padre Santo, Dio d'amore, in questo momento veniamo a te, io insieme con tutti i miei fratelli, sorelle, amici, anche nemici, le nostre famiglie, da più piccolo a più grande, tutti insieme veniamo a te attraverso il tuo figlio Gesù Cristo. E portiamo come profumo soave questa richiesta di preghiera del fratello Umberto, piccolo. Ieri mi ha chiamato con urgenza, dicendomi che il nemico sta attaccando molto, non riesce più a dormire bene, nel semiveglia comunque c'è un problema. Si mette davanti tante altre cose che la sua vita sembra dispiacersi. Ti preghiamo di illuminare la sua vita. Prendilo, come hai fatto con tutti noi, Signore. Prendi anche lui. Santifico. Signore, libero. Dagli una veste candida, pura. Ti ringraziamo, Padre, con questa gioia che sicuro che tu hai accettato questa preghiera come profumo soave a te gradito. Grazie, Padre. Inoltre vogliamo presentare tutti noi, qui che siamo alla tua presenza, Signore. Grazie per le nostre famiglie, Signore. Benedici le nostre mogli. Benedici ancora i nostri mariti. Benedici ancora le nostre figlie, i figli, le nuore, i generi, benedici i nostri nipoti, benedici i nostri consuoceri, benedici ancora il fratello, sorella, amico e anche noi, se ce ne abbiamo ancora. Signore, ho fatto questa richiesta in plurale per tutti, perché tutti abbiamo una situazione genere
ti ringrazio con tutto il cuore, nel nome di Cristo Gesù, che tu l'hai benedetto in eterno. Amen. Mi cari nella grazia, vi abbraccio come faccio ogni mattina, con tutto il cuore, ve lo dico, che possa veramente questo giorno essere all'insegna del Signore, perché questa settimana l'ho dedicata a una settimana santa, che possiamo santificarci tutti. Ti ringrazio, Padre, nel nome di Cristo Gesù, che è benedetto in eterno. Amen. Alleluia. Vi abbraccio con tutto il cuore, tutti quanti, e un bacio. Dopo, a Dio sia la gloria e la gloria in Cristo Gesù.